punti pesanti in palio nell'anticipo di eccellenza tra Loreto ed Elverecina. Ne risulta un pareggio sostanzialmente giusto, un 1-1 che soddisfa però più gli ospiti alla disperata ricerca di punti salvezza. La cronaca, sono i padroni di casa a provare a fare la partita nei primi minuti del match. Al sesto il cross di Streccioni è ottimo per Garbuia, ben appostato in area, che però è anticipato. Ancora Streccioni, un minuto più tardi, si rende protagonista di una bella azione destreggiandosi nella difesa ospite, ma la conclusione è trattenuta da Isidori. C'è anche l'Elverecina all'ottavo che si fa vedere col sinistro di Romaschi al limite dell'area, ma tomba c'è. Il Loreto trova il vantaggio al decimo quando Moriconi serve lungo Streccioni che con un preciso diagonale realizza l'1-0. L'occasione per il pari ospite tuttavia arriva solo un minuto più tardi con Romaschi che vede negarsi la rete da un ottimo tomba, bravo a trattenere in due tempi. Ci prova ancora Garbuglia al 18esimo, ma la sua conclusione è deviata in angolo. Al 23esimo l'Elverecina trova il pari. Baleani non riesce ad arrivare sulla sfera che finisce sui piedi di Rocci, ben appostato in area per il quale non è difficile infilare alle spalle di Tomba l'1-1. Sul finale botta e risposta tra le due squadre. Al 44esimo il destro di Francioni non è deciso e Tomba trattiene senza problemi. Poi al 45esimo Ruggeri ci prova ma Isidori si salva in due tempi. Nella ripresa passano appena 7 minuti e l'Elverecina resta in 10 per l'espulsione di Argalia verso il quale l'arbitro estrae il secondo giallo, quindi il rosso. Nonostante la superiorità numerica però il Loreto non riesce a sfruttare gli spazi e al 37esimo il signor Beldomenico Di Iesi ristabilisce gli equilibri mandando sotto la doccia in anticipo Capitan Garbuglia verso il quale estrae il rosso diretto per aver calciato la palla verso la panchina ospite. Nei minuti finali, sullo sviluppo di un angolo, svetta Baleani in area, ma Isidori trattiene, riuscendo così a mantenere il risultato sull'1-1 e chiudendo di fatto il match. Al triplice fischio, il Loreto si porta a quota 22 punti, un punteggio forse inaspettato alla vigilia del campionato. L'Elverecina chiude invece il girone d'andata con un risultato positivo, importante soprattutto per continuare a lavorare con serenità al raggiungimento della salvezza. Abbiamo fatto tanti punti, stiamo avanti a tante squadre importanti e quindi per questo siamo contentissimi. Giriamo a 22 dopo un'annata fantastica dove siamo riusciti magari anche tra l'altro a svegliare una tifoseria importante che ci segue sempre, che ci incita sempre. E quindi siamo contentissimi. C'è un po' di rammarico per come è andata la partita oggi, perché poteva essere gestita meglio. Esatto, un punto con l'Elverecina, però un punto che forse va un po' stretto a Loreto. Ma va un po' stretto perché noi potevamo fare sicuramente qualcosa di più nel momento in cui eravamo in superiorità numerica. Però in quel caso lì è ovvio che viene un po' fuori qualche mancanza nostra perché non sappiamo gestire un pochettino la palla, lì bisognava avere pazienza, portare il gioco sugli esterni, allargare le maglie di loro, cercando questa superiorità in qualche zona del campo. Ci abbiamo provato ma ho visto che facevamo più confusione che non prima e poi ci siamo buttati ancora di nuovo a testa bassa gli ultimi 10 minuti, però devo dire che l'Elverecina ha retto bene, quindi alla fine potrebbe essere un risultato giusto, anche se all'ultimo minuto credo che ci sia un rigore clamoroso. Mister Lattanzi, serviva un risultato positivo per chiudere appunto positivamente il girone d'andata e l'Elverecina almeno in questo è riuscito. Sì, sicuramente avevamo bisogno di fare risultato oggi perché la nostra classifica è sempre deficitaria, quindi abbiamo bisogno di far punti per stare un pochino più tranquilli in settimana e poter lavorare bene. Credo che oggi abbiamo fatto una grandissima prestazione perché riuscire a tenere il campo, riuscire a tenere Loreto insomma in 10 contro 11 per larga parte della partita non era facile, perché Loreto è una squadra che è molto in forma, sotto l'aspetto fisico corrono tantissimo, stanno molto bene, quindi per noi è stata veramente un'impresa riuscire a mantenere la partita in equilibrio senza rischiare più di tanto, tra l'altro e credo che abbiamo creato anche delle buone occasioni nel secondo tempo nonostante eravamo in 10, quindi sicuramente bella partita entrambe le squadre, probabilmente il pareggio giusto, però credo che noi in 10 uomini abbiamo fatto veramente bene.